Questo pesce sembra un nastro da ginnastica artistica però vivente, avete presente? È detto anche pesce dell'apocalisse. Perché? Perché secondo alcune leggende giapponesi è considerato un presagio di calamità naturali. Il suo nome però è pesce remo oppure re di aringhe ed è il pesce osseo marino più lungo al mondo, perché può arrivare fino a 11 metri di lunghezza e pesare 200 kg. È estremamente raro da osservare in superficie perché vive in delle profondità comprese tra i 200 fino ai 1000 metri. E allora perché in questi ultimi giorni, oltre ad essere stato avvistato in Messico, sono stati anche trovati diversi esemplari spiaggiati lungo le rive della California? Cioè, davvero il pesce remo può essere un indicatore biologico? Cioè, il suo avvistamento potrebbe essere un segnale che qualcosa non va negli oceani? So che siete curiosi, ma prima di andare avanti io voglio dirvi che da oggi, se volete, potete supportare tutto il lavoro che facciamo ogni giorno e avere in cambio dei contenuti in esclusiva, come ad esempio i podcast o newsletter riservati solo ed unicamente a voi, e potete abbonarvi direttamente sul nostro sito, il sito di Fanpage It, e lo potete fare sia mensilmente che annualmente. Come spiegano gli esperti, occasionalmente, raramente, alcuni esemplari di pesce remo, il cui nome scientifico tra l'altro è Ragalecus glesne, possono risalire dagli abissi marini, magari perché vengono trascinati da tempeste, sono feriti o stanno morendo, e i conseguenti avvistamenti potrebbero in antichità aver portato a ricamarci sopra delle storie, delle leggende su questi animali, perché praticamente in Giappone, ma da secoli, il pesce remo è conosciuto come Ryungu no Tsukai, che tradotto significa il messaggero del palazzo del drago marino. I Ryungu no Tsukai sono descritti come degli enormi pesci con una testa umana, con corna, capelli lunghi, a volte barba, e si dice che possano arrivare fino ai 18 metri di lunghezza e che alcuni emanino una luce molto visibile da lontano. Insomma, dato che il pesce remo può raggiungere gli 11 metri di lunghezza e ha un colore argentato che può riflettere la luce, la sua descrizione potrebbe corrispondere a quella di questi leggendari esseri marini, suggerendo che sia stata quindi proprio questa specie a ispirare i racconti popolari. Comunque, per la leggenda, questi esseri sono dei messaggeri e dei servitori di Ryujin, che sarebbe il dio del mare. Io tra l'altro spero di azzeccare tutte le pronunce. Inviati per avvertire tutta l'umanità di imminenti calamità naturali, come ad esempio gli tsunami e i terremoti. E da quando nel 2011 un esemplare venne avvistato a riva, poco dopo del terremoto magnitudo 9.1, il quarto più potente mai registrato al mondo, conosciuto come il grande terremoto del Giappone orientale, questa credenza è stata leggermente alimentata. E tra l'altro il terremoto che poi ha provocato il terribile tsunami che ha investito Fukushima nello stesso anno. Però che cosa dice la scienza? Allora, separiamo un attimo la superstizione, unica superstizione, da il termine indicatore biologico. Perché? Perché io non escludo che queste creature vivendo negli abissi possano darci delle informazioni sull'impatto del cambiamento climatico dei nostri mari. Però parliamo di cambiamenti ambientali, non del giorno del giudizio. Ah, tra l'altro, tutte le immagini che state vedendo sono dei vecchi avvistamenti di pesci remo, non sono gli avvistamenti degli ultimi giorni, perché quei video sono coperti da diritti. Gli avvistamenti di specie abissali, come il pesce remo, possono raccontare molto, non solo della singola la specie, ma proprio sull'intero ecosistema. Cioè, le analisi storiche ci suggeriscono che molte specie ci possono indicare come cambia l'ambiente in cui loro vivono. Probabilmente i pesci remo finiscono spiaggiati per fattori biologici, ambientali, come malattie, come stress, o appunto proprio per cambiamenti climatici. Diciamo che non ci sono delle prove che loro siano in grado di percepire i movimenti delle placche tettoniche prima di un sisma, ma visto che noi sappiamo ancora molto poco su questa specie, ogni avvistamento è cruciale per studiare proprio la loro biologia e le loro abitudini, perché chissà, forse potrebbero davvero segnalarci cambiamenti ecologici importanti, non eventi catastrofici, però sintomi, diciamo, di un cambiamento ambientale che non è da sottovalutare. Anche perché nel 2019 uno studio giapponese ha realmente esaminato se ci fosse una correlazione tra l'apparizione di questi pesci e gli eventi sismici, però alla fine dello studio è venuto fuori che più che una connessione era una superstizione, cioè una correlazione illusoria e non un fenomeno scientificamente valido. Quello che vi volevo dire, cerchiamo sempre, soprattutto in questo periodo storico, di cogliere la grandissima opportunità che la scienza ha di raccogliere dei campioni e dei dati preziosi su delle specie che solitamente sono molto difficili da studiare in vita e nel loro habitat naturale.